Buongiorno, scarpe, e sto per andare via, cioè sto per portare Fede a scuola e poi esami oggi mi tocca. Mettiti le scarpe, dai. Come fai a fare le lampade da sola? Amore, come mi piacerebbe che ci fosse qualcuno che viene con me, però tu sei a scuola, Ricky lavora e mamma va da sola. Ma non succede mica niente se vado da sola. Via. Amore, non è triste. Mamma si ascolta la musica, si fa un giretto sull'autobus. Non è triste, dai. Vero? E si va. Ce l'abbiamo fatta. Della bella giornata per venire a trovare mia mamma e ho approfittato del sole perché c'è una giornata spettacolare oggi. Faccio un saluto, sto un po' e poi torno a casa. Guardate che carini, andiamo. Facciamo vedere anche l'albero che ha fatto mia mamma, guardate che bello. Però questo qua è gigante, gigante, guardate, non finisce più. Con tanto di... I colori poi sono gli stessi che ho fatto io, in più c'è il filo bianco. E con tanto di pupazzo di neve, con pacchettini inclusi. Molto carino. E questo specchio gliel'ho regalato io. Babbi Natali e un nuovo acquisto. Che voglio poi pure io. È una candela, non sembra, ma è una candela. Un albero di Natale. La maxipalla. Un altro Babbo Natale. Porta candelina. E basta, direi. Sì. Oh, sono tornata. Oddio, ragazzi, sono stracotta. Cotta a dir poco e lo so, non ho filmato tantissimo, però tra l'esame poi ho avuto un po' male al braccio perché mi hanno fatto abbastanza male, non c'è molto il segno, però mi ha fatto male e quindi per un certo lasso di tempo non riuscivo neanche a muoverlo. Poi sugli autobus comunque non è semplice filmare perché ho la videocamera, non filmo col cellulare. Poi era anche buio al ritorno, mi sono diciamo goduta la mia mamma e poi sono tornata, ho portato fuori Nala che è stata bravissima, le ho comprato anche i biscottini che adesso le daremo insieme. E poi devo aprire dopo perché ho promesso a Fede che lo aspettavo il calendario dell'avvento, quindi insomma il vlog continua perché so che altrimenti 4 minuti di vlog è troppo poco. Però io sono veramente morta, sono stanca ma soddisfatta perché avevo lì sto esame che dovevo fare e non ho potuto fare perché per 10 giorni sono stata obbligata, segregata in casa a fare giustamente da infermierina Fede che stava male e quindi insomma
Sono contenta di essermi tolta questo peso perché dovevo farlo, avevo i giorni contati perché era da fare entro la prossima settimana e ho prenotato anche la curva glicemica che farò mercoledì prossimo. Quindi sono contenta di essere riuscita anche a prenotare, perché bisogna prenotare per forza allo sportello, altrimenti bisogna mandare la mail. Ed è un casino tramite mail perché poi non ti rispondono per tempo, non sai se ce la fai, invece così sono stata tranquilla. E niente, io non vedo l'ora di mettermi il pigiamino, di farmi una doccetta. Infatti ora mi faccio una doccia, relax, prima che torni Fede. Mi metto il pigiamino, passo solo l'aspirapolvere e lavo i pavimenti perché ho fatto tutto stamattina, il resto, perché io amo quando so che devo uscire per un tot di tempo, sapere che quando torno a casa è a posto, ordinata, pulita e tutto, quindi lo passo giusto perché comunque abbiamo un cane, quindi mi piace passarla tutti i giorni, ma in realtà è pulito. E poi lavo a terra, che ho comprato, adesso ve lo faccio vedere, ho comprato un nuovo detersivo per pavimenti, rosmarino e limone, può essere, e ha un profumo molto buono. Subito non mi ha entusiasmato, erano in super offerta al mercato da mia mamma, però devo ammettere che ora che l'ho risentito non mi dispiace, quindi sono lì per consigliarvelo. Buon profumo, poi soggettivo è il profumo, quindi. E niente, è stato bello comunque farmi un giro lì vicino a mia mamma, rivedere la mia vecchia casetta, rivedere il viale, perché comunque anche Riccardo me lo dice sempre che gli manca tanto il paesino dove abitavamo prima, che non era Torino, era fuori Torino, è più vicino anche ai miei, e anche lui me lo dice sempre che gli manca, perché boh, non lo so, qualcosa di magico, è più nel verde, invece qua Torino è proprio più città, invece lì sei più nel verde, più bello, avevamo tutti i negozietti, il vialetto sotto casa, i due parchi vicini, insomma, a me manca tantissimo abitare lì, sono sincera, poi la mia prima casetta da sola, comunque, e quando è anche, mi ricorda anche il periodo in cui ho conosciuto Riccardo, quindi tutto magico, tutto bello, e ogni volta che vado lì mi manca tremendamente. Però ho la fortuna di poter rivedere quelle zone quando voglio, perché i miei ci abitano molto vicino. Detto ciò, messaggio. Chi è? Non si sa chi è. E trovo la forza di alzarmi, di farmi questa doccina finché ho tempo, perché poi ho mezz'ora di tempo. Capelli da pazza. E niente, questo è quanto. Allora, confesso, mi sono persa da quando ho chiuso con voi a chiacchierare con la mia amica. E vabbè, ho perso un po' di tempo. E mi metto le ciabatte perché ho abbastanza freddo. E nel frattempo vi volevo far vedere la... Ah, tra l'altro voglio accendere l'albero, perché sono arrivata a casa e non l'ho neanche acceso. Aspettate che faccio un po' di piroette, perché è un po' scomodo da accendere, però ecco fatto, voilà, tada! Non so se ve l'ho fatto poi vedere per intero, mi pare di sì, però mi piace veramente tanto, quando entro a casa proprio mi fa star bene guardarlo. Cosa volevo farvi vedere? Boh. Ah sì, allora vi faccio vedere due pantaloni che mi ha regalato, anzi, che mia nonna ha regalato a Federico in anticipo per Natale, perché veramente mi servivano, era proprio un po' sprovvisto di... Aspettate che vi appoggio un momento qui così riesco a mostrarveli. Allora, il primo paio è questo qui. Sono semplici ma belli caldi, perché dentro sono, non so se vedete bene perché la luce è un po' quello che è, però che belli ho, sono distrutti dalla giornata pure loro, sono felpatini dentro, belli caldi, quindi per la scuola, per tutti i giorni,
e sono veramente carini, 6 anni ovviamente, così, e poi l'altro paio è grigio. Voilà, praticamente mi pare siano uguali. Ah no, sono diversi anche i disegni. Questo qua tra l'altro è tipo imbottito, vellutino. Carini, belli spessi, si sente che sono di ottima qualità, quindi mi piace un sacco. Tra l'altro, dove abitavo prima, vicino a mia mamma, c'era il negozio Benetton che stava chiudendo dopo tanti tanti anni che era aperto, infatti mi è dispiaciuto. E questo intanto è il detergente pavimenti, non riesco più a parlare ragazze, e ha un profumo molto buono, subito non mi è piaciuto, però invece adesso mi piace, boh. Ed è eco detergente ipoallergenico profumato con oli essenziali alla lavanda e rosmarino, 100% attivi di origine vegetale, completamente biodegradabili, insomma una roba super, senza risciacquo, con estratto bio di limone, insomma tutto quello che esiste è qui dentro in sintesi. E cosa vi volevo dire? Non riesco a stare piegata, cioè se sto piegata e parlo proprio a naspo. E quindi dicevo che stava chiudendo questo negozio Benetton e aveva un sacco, in realtà pochissimo, un sacco nel senso tutto quello che aveva in negozio era messo a 5 euro, quindi era una super offerta. Tocco il termo perché ho le mani ghiacciate, però sono entrata e per fede non c'era più nulla, c'era solo un pantalone bianco ma prettamente estivo, quindi ho lasciato stare, poi di quelli freddi, quei jeans leggeri non, e aveva delle magliette, però lui magliette sia manica corta che lunga che felpe è a posto, ero scarseggiante i pantaloni, quindi sono contenta del regalo di mia nonna per Natale. E niente, ora sistemo anche l'agenda, importantissimo perché dentro c'è anche la prenotazione per prossima settimana e ho il foglio anche per il ritiro dei referti degli esami fatti oggi. Sono esauritissima in questo video e soprattutto ora che sono tornata. Qui c'è la mia bimba. Bimba, sei contenta che ti ho preso i biscotti? Gli piacciono un sacco, gli ho dato uno prima perché non ho resistito e mi ha guardato come dire ancora, ancora, ma tra un po' fai cena, quindi niente biscottino, basta, basta biscottino. L'hai detto le tesorine che ieri ci siamo lavate tutte, che sei tutta profumosa, eh? Bacio, dai bacio mamma, dai un bacio mamma, no in bocca, dai. Aspetta, con lo sfondo dell'albero facciamo una cosa romantica, dai un bacio mamma, dai bacio mamma, niente bacio mamma, te lo do io. Comunque vi volevo anche far vedere, aspettate perché altrimenti non ci vediamo, il, perché ieri non ho aperto il calendario con voi perché non ho vloggato ieri, ho avuto una giornata un po'. Allora, ho trovato questo qui, non so se rende bene con questa luce, proviamo con questa forse meglio, è una specie di marroncino, lo provo un attimo con voi così ve lo faccio vedere, tanto Fede è in ritardo, infatti quasi quasi lo apro adesso il calendario, però glielo avevo promesso. Ho le labbra secchissime ragazze, devo sempre comprarmi, anzi se conoscete aspettate, un buon prodotto per idratare a livelli massimi le labbra, me lo scrivete nei commenti, anche di farmacia, qualsiasi cosa, perché ultimamente è un po' il freddo,
Un po' che di notte tendo a respirare con la bocca, non so perché, neanche avessi il raffreddore. Questo è il colore, non so se... non so come farvelo vedere al meglio, però è così. Non è un colore che metto proprio tanto, questo marrone così. Però, per cambiare un po', insomma, sembra un po'... non cioccolato, caramello, ecco, caramello direi che è il, insomma, è il termine giusto. Nala, no, perché quando fa così ne approfitta che sono impegnata e fa qualche dispettino. Comunque, attirare la mia attenzione, voleva altri baci probabilmente. Allora, se vi piace, sempre se in video rende un pochettino, si chiama Motion scritto Motion, e non è male, è un rossetto liquido praticamente, non è un lucida labbra, è proprio un rossetto liquido e io amo i rossetti liquidi, anche se tendo a preferire quelli matte come rossetti liquidi, però mi piace molto. Adesso voglio fare poi un cestello e mettere tutti i rossetti che ho trovato nel calendario dell'avvento, in maniera da vederli insieme, magari una volta fare insomma in un vlog, magari vederli poi tutti verso fine mese, vedere tutto quello che ho trovato, anche perché così ho paura di perdermi qualche pezzo. Vedete che comunque ce n'è già diversi, c'è questo, no, questo ce l'avevo già, c'è questo, questo qui che vabbè mi hanno regalato a fetto unicorno con la matita, c'è questo qua appunto color caramello, cioè ce n'è già diversi, quindi i giorni volano. C'era la matita, questa qui, quindi voglio metterli tutti insieme in maniera da non perdermi i pezzi. Detto ciò, io mi sa che la doccia a questo punto la farei poi quando torna Federico, devo anche vedere un attimo con cosa cenare. Stanca, io adesso mi metto il pigiama, ragazze, perché ho bisogno di mettermi comoda, ho la pancia che tira perché comunque ho camminato tanto oggi, quindi ho bisogno di mettermi comoda e ci vediamo poi dopo quando torna Fedino, apriamo anche il calendario e vediamo cosa c'è oggi, che è il giorno 5. Allora, il mio Federico è tornato. Ciao! Allora, aspetta che cerco il numero 5. 5 è di qua. Eccolo, è qua, si vede già che è un rossetto. Tu dici? Sì, effettivamente come sempre è molto complicato, sto spaccando tutto. No, ecco, ci avrei scommesso. Avevi ragione, è un nuovo rossetto. Allora, questo qua assomiglia tantissimo al rossetto liquido che vi ho fatto vedere prima e si chiama Sweet Talk. Però adesso vi faccio lo swatch. Ecco lo swatch, molto carino. Sì, no, non è come il rossetto liquido, è tra il rosa e il marrone. Sì, sì, è molto più nature, diciamo, dell'altro marrone. Comunque magari domani nel prossimo vlog con il sole lo vediamo bene, perché con la luce artificiale non rende, secondo me. Ora tocca a te. Vai, dov'è il numero 5? Eccolo! Tadan! Ma sei sicuro del numero 5? Sì, sì. Vai, vai. Ditino e la faccia di babbo. Un ovetto blu! Cos'è già l'ovetto blu? Quelli anormali. Quelli normali. Perché? Buono! Guardate! Eh già, buono. E io c'ho proprio questo, che uguale, è quello uguale, che è quello normale. E poi domani aprirò quella 6, che è questa, che di sicuro... No, non lo puoi sapere. Sì che lo posso. No? Poi ci sarà questo, perché... E che ne sai? Perché è grosso. Ma non è detto. È detto, stai tranquilla che è detto.